Jenny, sei una bambina orribile! Ehi, scusi, ma in che senso orribile? Mi sta insultando lei in questo momento! Lo sa che cosa vuol dire orribile? Mi può fermare la crescita dirmi un qualcosa del genere a una bambina? Ma se ne rende conto? Ma poi perché dovrei essere orribile? Jenny, senti, non ti vuole nessuno, abbiamo già provato con 20 famiglie! Ma che significa? Il problema mica è mio, è delle famiglie! Oh, ma questa signora è impossibile, davvero, che dà sempre la colpa a me! Io non ho fatto niente per quelle famiglie, c'è chi era degli alieni, dei poliziotti, dei... Ah, sta arrivando un nuovo papà, sta arrivando un nuovo tizio! Questo sarà quello giusto, me lo sento, questo è quello giusto! Stiamo ad ascoltare, vediamo se è venuto ad adottare. Salve! Salve! Sono qui per adottare una bambina. Misericordia, finalmente! Eccola qui! Sì, salve, salve, sono io la bambina. Ciao, piccola! Ciao papà, ok, ha qualche problemino con i denti, vabbè, però non, insomma, non faccio discriminazioni. Quindi mi adotti, ti prego, vada a compilare quei fogli, signora, si sbrighi, voglio andare a casa. Deve firmare alcuni documenti. Sì, sì. Oh, si sbrighi, coraggio, coraggio. Non vedo l'ora di andare in questa nuova casa. Che tipo di genitore sarà questo? Scusi, lei che cosa fa per lavoro? Sei pronta, piccola? Io sono un programmatore molto rinomato. Ah, è famoso, un famoso programmatore. Va bene, ok. Non perdiamo tempo, però andiamo in questa nuova casa. Non vedo l'ora di vederla. Se è la casa di un programmatore, sicuramente avrà qualcosa di famoso lì dentro. Oh, sì, magari è tutto fatto di oro. Oh, cacchio. E questo mo chi è? Oh, no. Hey, hey. Ciao, ciao. Papà, chi è questo? Perché hai... Perché ti stai allontanando? Hai paura di questo tizio? Come andiamo? Salve signore, che cosa è venuto a fare qui? Guardi che il centro adozioni è vuoto. Ciao, sacco da box. Ma sta dicendo a me, ma è un pazzo. Ci vediamo da un sacco. Papà, papà, smettila di indietreggiare, che qualche... che problema c'è? Beh, sì. Non sei cambiato per nulla. E nemmeno i tuoi muscoli vedo. Ok, sì, è un po' muscoloso, va bene, ma qual è il problema? Signora delle adozioni, meno male che è arrivata lei. Che sta succedendo? Questo tizio è arrivato, non so che cosa voglia, ma non abbiamo bambini a parte me. Salve. Vorrei prendere un sacco da box. Ha sbagliato negozio, questo è un centro adozioni per bambini. Vabbè, non è la stessa cosa, no? Oh, santo cielo, ma questo qui mi ha preso per un sacco da box davvero? Insomma. Non proprio. Qualcuno gli può dire che vi hanno già adottato, perché qui è un problema. Mi dispiace, io non sono un sacco da box, grazie, non voglio essere presa a pugni, guardi... Quindi che si fa? Glielo dica lei. Questa bambina è stata già adottata. Ora la bambina appartiene a questo papà. Eh già, esatto. Sai già che succede se mi fai arrabbiare. Scegli bene. In che senso scegli bene, papà? Lo so bene, lo so bene. No, papà, che stai facendo? Non puoi fare il fifone, sono tua figlia, mica mi vorrei dare seriamente a questo bullo. Facciamo così. Io la tengo per un po'. E tra tre giorni la prendi tu. Preciso. Non voglio farti volare altri denti. Quindi ti voglio puntuale. Fra tre giorni esatti. Ciao, sacco da box. Ma quello è davvero un malato. E tu, papà? Muoviamoci. Oh mio Dio, sei davvero un fifone. Ciao Jenny, buona fortuna. La ringrazio, ma come chi mi sta mandando a vivere con un fifone che mi ha venduto ai bulli? Fra tre giorni la mia vita finirà. Wow, siamo arrivati, che figo papà. Che bella casa, cioè complimenti, non me l'aspettavo così bella. Insomma, vabbè, che so che fai un lavoro molto figo, però pensavo fossi un po' più povero. Eccoci qua. Adesso posso girare la casa? Dai, ti prego, voglio girare un sacco la casa. Che cosa fate per lavoro? C'è anche la mamma, immagino, qui. Sì, sì. Lei studia lo spazio, infatti. Abbiamo tutti gli ultimi modelli delle tecnologie. Oh, figo, papà, fantastico. Qui ti posso vedere anch'io. Senti, magari mentre tu cucini o fai quello che devi fare, posso girare la casa, vero? Ti prego, non sto nella pelle. Voglio scoprire dove è camera mia. Certo. Ok, fantastico, grazie, papà. Qua c'è il bagno. Oh, qua c'è la camera da letto dei miei. E qui che cosa c'è? Oh, mamma. Ciao mamma, sono la tua nuova figlia, come stai? Tutto ok? Oh mio Dio, che emozione, mia mamma. Oh, ciao piccolina, come stai? Ah, tutto ok, tu come stai? Mi ha detto papà che lavori nello spazio, è vero? Bene, bene, stavo studiando un po' di cose. Oh, figo, tipo che cosa? Del tipo...
Il sistema solare è un sistema planetario costituito da varietà di corpi celesti mantenuti in orbita. Ok, mamma, aspetta, me ne vado un pochino. Sì, interessante, mamma. No, fantastico, tu continua. No, mi interessa questo argomento, eh. Oh mio Dio, aiuto, ma chi ho in famiglia? Ma camera mia soprattutto, che diamine di fine ha fatto? Qual è la mia camera? Quello è il garage. Ecco, per caso, deve essere questa. Ma tu chi sei? Eh? Chi c'è lì? Ci sarò io, penso che tu sia il mio nuovo fratellino. Ciao, ti disturbo? Spero di no. Oh, fratellino, sì, una cavia per i miei esperimenti. Ehi, aspetta, che cos'hai lì in mano? Oh, calmati, calmino, zio. No, qui non andiamo d'accordo. Senti, senti niente. Che cosa vuoi fare? Che cosa fai tu? Dammi una mano, dai! No, non se ne parla, non mi faccio sperimentare robe addosso. Ma tu sei pazzo, ma ti sembra? Dai, tieni a questa cosa. No, col cavolo. Ti giuro, è sicura. No, non accetto. Aspetta, che cosa? Cosa stai guardando? Ma lì fuori non è mica il bullo. Oh, è vero, è proprio il bullo. Ecco qua. Oh, che cosa mi hai detto? Cosa diavolo mi hai fatto? Sono diventata un cactus, ma ti sembra? Fammi tornare normale, adesso ti pungo. Ti giuro con tutta la mia vita che ti pungo. Con tutta la mia vita da cactus. Effetto collaterale numero 13. Fai qualcosa, dannazione, non voglio rimanere un cactus per sempre. Sì, ok. Mio Dio. No, e poi no. Fammi tornare normale. Ora, adesso pungimi con quella roba. Oh mio Dio, come mi gira la testa. Senti, tipo spiritoso, basta. Tutta questa cosa di trasformazione, essere una cavia di laboratorio, mi ha fatto sentire stanca. Vattene, via dal mio letto, show. Ecco, lasciami dormire. Sveglia! Oh mio Dio, che cosa c'è? Buongiorno! Dobbiamo andare a scuola. Oh cacchio, la scuola, hai ragione. Quando è che inizia? È tardi! Oh cacchio, è tardi, vabbè, sono pronta. Mancano solo 3 ore. Hai ragione, mancano solo 3. Tu sei normale, mancano solo 3 ore, ma ce la fai? E cosa dovrei fare io a scuola per 3 ore? Ma sei pazzo! Andiamo, dai! Non hai capito, forse a scuola per 3 ore. Sei un malato. Dobbiamo ripassare. Oh mio Dio, ragazzi, ho trovato un fratello che non sta bene. Ripassare per 3 ore. Uno scemo ripassare per 3 ore prima di andare a scuola, ma... Oh mio Dio, mio padre è già sveglio e sta pure studiando. Studiare bene gli argomenti. Ho capito. Va bene, andiamo allora. Fammi prendere una frutta e così andiamo. Ho preso pure la pizza, cibo per il cervello. Oh mio Dio, abbiamo dovuto camminare così tanto. Le gambe non mi si reggono più. Ti rendi conto di cosa mi hai fatto fare? Correre qui di prima mattina a scuola con solo una mela. Un malato. Ah, vabbè, ci vengo, ho capito, ci vengo. Sai che cosa? Vai a ripassare, vai tranquillo, entra, ripassa, fai tutto quello che devi fare, ok? Io penso che me ne andrò un pochino in bagno. Va bene, però sbrigati, ok? Tranquillo. Oh, cielo, 3 ore prima a scuola saranno tipo che ore si entra a scuola? Boh, saranno le 6, qualcosa del genere. Ma qui è tutto vuoto, che figa la scuola tutta vuota, wow. Oh, ma c'è qualcuno? Ehi, ragazzina, ciao, che ci fai anche tu prima a scuola? Tutto ok? Sei venuta per studiare, immagino, giusto? Sì. Anzi, io mi diverto a prendere i soldi dalle sfigate come te. Per questo vengo prima a scuola. Vieni qua. Oh, con quella palla. Mettila giù. Oh, che cavolo. Quella lì è la bulla. Ehi, fratellino, dobbiamo andare. Ho fatto arrabbiare la bulla della scuola. Ci conviene andare a correre. Che cosa? Infatti, corri, è qua, vai a casa. Papà, aiuto! Papà, hai sentito le urla? Oh mio Dio. Basta pulire, papà. C'era la bulla e io stavo sudando e oh mio Dio, è stato così orribile. È stato un incubo, credimi. La bulla! Oh no. Che cosa? Che significa? Ho salvato la pizza. Sì, bravo. Ora il suo padre saprà di voi. Vabbè, lo sapevo, dai, che vuoi che sia? Chi devo riportare all'orfanotrofio? Oh, cavolo, dai, va bene. Fratellino, è stato un piacere conoscerti. Io devo andare a cambiare famiglia. Ma no, la mia cavia! Vai a quel paese, fratellino, ma non lo so. Ah, eccolo qui. Ciao, nuovo papà. Uffi, come stai? Ciao, sacco da box. Oh, che scatole ho dover vivere con uno così. Vieni in macchina. Oh, ok, veloce. Va bene, salgo in macchina. È troppo alta questa macchina, non mi piace.
Dovrò vivere con un bullo, davvero? Ma questa è la famiglia peggiore del mondo! Oh, ok, salve, salve, buongiorno. Che casuccia però, sembra molto figo, molto ricco. Bella, tu dormi qui. Qui, nel marmo. Ma questo sembra un cavolo di garage, davvero? Oh, salve. Sì. Oh mio Dio, devo dormire con un sacco appena qui. Ma voi siete dei due pazzi. Ti dicevo, oggi c'era una sfigata in classe. Oh mio Dio, quella è la bambina che mi ha bullizzato stamattina a scuola. Oh mio Dio, spero non se ne accorga. Ciao sorellina. Oh mio Dio, non guardarla negli occhi. Comunque è ora di cena. Scusa? Ah, oh, oddio, questa la conosco. Ti ho già vista da qualche parte. Vista da qualche... No, non ci siamo mai viste. Sono una faccia molto conosciuta, ma molte persone hanno la mia faccia. Dove eravamo rimasti? Non ero io, assolutamente non ero io. Mangiamo, che dite? Oh, cielo, nascondi. Tu, ferma, ehi. Oh, che c'è, sono qui. Prima di cenare, dobbiamo fare una cosina. Che cosa? Cosa dobbiamo fare? Seguimi. Ok, ciao sorella. Oddio, devo seguirli in macchina. Che cosa dobbiamo fare, papà? Mi fai preoccupare così. Ma questo... lo shop di... dobbiamo andare a fare la spesa. Cioè, potevi dirmelo prima che andavamo a fare la spesa. E nel senso, non c'è niente di male. In pratica sì. Ma... usiamo una tecnica segreta che si tramanda da generazioni. Ovvero... bullizzare le persone. Non si fa! Ma tu sei un pazzo, non si fanno queste cose solo per avere gli sconti lì dentro, vero? Per prendere le cose gratis. No, papà, non posso farlo, io no, il mio cuore non resiste. Salve signore! Ehi, sfigato, che lavoro di schifo che fai? Non si dice così alle persone che ti servono, ehi! Potevi trovare di meglio. Salve, desidero uno sconto del 100%. Aspetta, ma io la conosco. Tu sei quel tizio che minaccia tutti. Ok, prendi tutto. Ma hai tirato perfino fuori una pistola. Oh mio Dio, sai che ti dico? Mi rifiuto di stare con i bulli. Me ne vado con la spesa e basta. Ciao, addio col cavolo. Corri. La tizia delle adozioni mi odierà ancora di più. Ma non me ne frega, io con la famiglia di bulli non ci sto.